gli spazi sono ampi. La Pradella, come abbiamo detto anche in altre occasioni, è una vera città sportiva, spazi enormi dove ogni socio trova l'angolo che più gradisce. Assolutamente sì, ci sono spazi per giocare a carte ovviamente, ci sono gli spazi per prendersi il fresco sotto gli alberi, abbiamo un parco di 55 ettari, abbiamo una sezione bridge, abbiamo tante attività, insomma si riesce a fare un po' di tutto, abbiamo il nuoto sia estivo che invernale, non manca niente, sono convinto che possiamo fare molto bene. Parliamo un momento di queste squadre di tennis che sono alle sue spalle, i ragazzi ce l'hanno messa tutta quest'anno. Ma anche lì devo dire che sono veramente felice perché la squadra di Serie B femminile si è tranquillamente salvata, insomma partiva senza particolari ambizioni e ha fatto quello che doveva, pur in un contesto difficile perché non abbiamo avuto la possibilità di prendere giocatrici particolarmente forti, però basandoci sulla nostra ossatura del vivaio, le due ragazze del 99, Arianna Capogrosso e Susanna Giovanardi, siamo comunque riusciti a tenere tranquillamente il livello del campionato di Serie B, che comunque un campionato nazionale che è sicuramente degno di rispetto. Nel maschile secondo me siamo andati molto oltre le aspettative, perché anche lì abbiamo una squadra che ha quattro elementi su sei che vengono dal vivaio e devo dire che sono stati veramente bravi, perché abbiamo rischiato la promozione, abbiamo sfiorato la promozione in A2, siamo stati sconfitti dal Villa York, che è una squadra fortissima, che ha un budget, io ho fatto un po' di conti con l'amico Marcello Macchione, loro hanno speso 10 volte quello che abbiamo speso noi, quindi una bella soddisfazione, squadra maschile, squadra femminile, ma anche una promozione della D1, quindi voglio dire questi ragazzi Beh sì, anche lì facendo leva molto sul vivaio abbiamo avuto questa D1 che si è promossa in C, è sicuramente una buona notizia, adesso dobbiamo un po' capire cosa c'è dietro nei ragazzi dell'agonistica, vedere un po' se riusciamo ad avere un pochettino di ricambi, però io ho fiducia insomma che magari il prossimo anno cambiamo anche un pochino qualcosa nell'organizzazione della scuola. Gradevole musica, una piscina meravigliosa, ampi spazi come dicevamo. Il tennis non è solo un tennis di vertice curato qui alla Pradella, ma si dà spazio anche a chi inizia, a questi appassionati, a questi tantissimi giocatori che si affacciano e che vogliono competere, vogliono fare i primi tornei. Bene, voi avete organizzato una cosa che dà loro qualche speranza, perché altrimenti qua si perde al primo turno in maniera diciamo pesante. Invece ma non è che si può essere tutti fognini, no? Ci stanno pure le persone come noi, insomma. Certo. E quindi la federazione ha da tempo lanciato questo circuito che si chiama TPRA, che è un circuito amatoriale, che secondo me ha delle potenzialità enormi ed è soprattutto un qualche cosa che fa benissimo al tennis italiano, perché aumenta la base degli agonisti, perché noi abbiamo tipicamente il quarantenne che vuole buttare giù un po' di pancetta, viene al tennis, fa 2 anni di lezioni e se va a fare un torneo di quarta categoria prende 6-0, 6-0 e non lo fa più. Invece ci vuole qualcosa di intermedio, no? Bisogna prendere queste persone, metterle insieme in un circuito, farle giocare, abituarle a competere a un livello in cui magari qualche partita la vincono pure, e questo sicuramente fa sì che queste persone si fidelizzano, continuano ad allenarsi, continuano a frequentare i circoli, continuano a prendere lezioni, magari ci portano i loro figli, perché poi magari loro magari possono essere anche negati, però magari il figlio è forte e allora in questo modo ampliamo la base e garantiamo ai circoli una maggiore base di frequentatori, alla federazione una base più ampia di tesserati e alle nostre scuole tennis garantiamo un maggiore ricambio di giovani, ampliando quello che è il solito mondo nostro per cui papà giocava, gioco io, no, cerchiamo di prendere pure qualcuno un po' al di fuori dalla solita cerchia e di allargare un po' i nostri orizzonti. Al di là dell'aspetto agonistico, questa è importante. Promozione. Ma sì, insomma, poi voglio dire, io ho fatto una statistica tempo fa in federazione. Nelle scuole tennis in cui era stato attivato il circuito di PRA, i corsi per adulti avevano un ricambio anno dopo anno molto minore di quelli in cui il circuito non era stato attivato. Che vuol dire? Vuol dire che se tu non fai il TPRA, la gente dopo un po' si stufa e devi trovare gli altri. Se tu fai il TPRA, la gente comincia a competere, si fidelizza e 80 su 100 continuano e tu non hai sempre il problema di rinnovare la squadra tennis ogni anno da capo, non è una cosa da poco. E possono trascinare anche gli amici, e questo non è da sottovalutare.
Bene, con tantissimi altri progetti del presidente Comentucci qui alla Ferradella Sporting Club, l'appuntamento è per le prossime interviste. Tante sono le innovazioni, tanti i programmi, tante le strutture che saranno a disposizione di chi decide di iscriversi qui. La quota è veramente assolutamente accessibile, ma c'è una completezza nella possibilità di praticare tutti gli sport enunciati dal presidente in questa intervista. Lasciamo Roberto al divertimento, a tutti i suoi soci. Penso che ci sia tra poco una premiazione. Beh sì, un piccolo riconoscimento per i ragazzi delle squadre che sono state impegnate, sia i ragazzi della D1 che sono stati promossi, sia anche i ragazzi della Serie B maschile e femminile che si sono distinti veramente, insomma ce l'hanno messa veramente tutta per quello che potevano, perché sono andati anche oltre i loro limiti, e questo ci inorgoglisce come dirigenti e come uomini di sport.